Amici, ben ritrovati, questo è Dance Corner, il nostro angolo musicale a Match Music. E ci sono venuti a trovare oggi i nostri amici Harley e Masso. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ragazzi, noi abbiamo già chiacchierato un po' fuori, un po' qua. Volevo chiedervi le prime esperienze e come avete fatto a farvi conoscere all'estero, perché poi avete collaborato con tutti i più grandi nomi, almeno della house, della deep house mondiali. Certo. Beh, come abbiamo fatto? Innanzitutto impegnandoci in studio. William ed io ci sappiamo comunque dividere i compiti, io magari lavoro più sui groove, le cose, lui cerca gli accordi, linee di basso, che a tutt'oggi vengono comunque, siamo i più rispettati su certi tipi di sonorità e di linee di basso, accordi e quant'altro. Quindi cosa succede? Che soprattutto sentendo la qualità nel disco, soprattutto dove la house music è rispettata, cioè in tutto il mondo, a parte l'Italia, ma questa nota della redazione, in quei paesi lì appunto vieni premiato, no? Perché tu sei, ti tira in tutto un musicista, un artista, e vieni premiato e vieni chiamato a suonare. Flavio, come ci siete arrivati però? E come, cioè, ci siamo arrivati? Impegnando, cioè, ci sono stati, cioè, pensi che nella vostra carriera il caso, il destino abbia giocato o... Ovviamente bisogna industrializzarsi. Ti faccio un esempio. Noi nel 97-98 abbiamo capito che in Italia non c'era più spazio perché iniziamo tutti a commercializzarsi, compresi DJ americani. Allora cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi un anno in studio, abbiamo fatto un tot di canzoni su DAT, che oggi non si sa neanche che cos'è, ma il Digital Audio Tape sarebbe. E abbiamo registrato veramente tanto, abbiamo fatto delle copie, abbiamo preso la valigetta, come qualsiasi persona, siamo andati a New York. Siamo stati 2 settimane a New York, siamo stati 2 settimane a Chicago e abbiamo fatto sentire queste cosine alle etichette che, non ripeto, reputavamo adatte al nostro sound. Le hanno comprate praticamente tutte, alcune hanno anche mezzo litigato perché avevo dato un mezzo sia a una piuttosto che a un altro, certo. Però da lì praticamente in Italia iniziavano ad arrivare tutti i dischi americani con noi sopra, quindi per il DJ italiano diceva alle masso americani, noi riceviamo tutt'oggi delle email da italiani scritte in inglese, ma è giusto perché comunque questo è un po', non si poteva fare altro perché ovviamente dove l'erba non cresce si va a cercare da un'altra parte e quindi l'Italia sicuramente ha avuto un calo di qualità nello stile house music dal 95-96 in poi, in tutti i settori, discografico, club, piuttosto che persone che vanno, che frequentano appunto le discoteche, e quindi noi ci siamo industrializzati, siamo andati all'estero dove lì c'era appunto... Infatti non ti chiedo neanche come vedi la scena proprio dei club e delle discoteche in Italia all'estero, cioè ci hai già risposto. Beh no, ma è facilissimo, nel senso basta, invito chiunque stasera a prendere, uscire, andare in un club qualsiasi e vedere la situazione, triste, molto triste. Noi siamo abituati a feste dove imperava lo stile, l'eleganza, la musica di un certo tipo. Su questo, cioè, voi siete sempre avanti, io vi conosco e so che siete avanti, cioè, con il brand, dove c'è la situazione veramente fashion, e scusate la parola, la situazione figa, Harley e Masso sono lì dietro a suonare. Cioè, allora, appena arrivato qui, il mio amico Flavio mi ha fatto vedere, falle vedere. Falle vedere. Questa in anteprima mi ha detto, sai, sono passato dai miei amici di Gucci, ho fatto una pubblicità, non volevo fare, però, cioè, voi siete così. Ragazzi, settimana scorsa eravate con Royce, con i Royce avete suonato con loro. Patrizia Pepe, cioè, certo. Voi siete molto attenti, infatti volevo chiedervi sul look, e si vede, nel senso, voi siete... Abbiamo un'immagine e ci piace difenderla, perché questa immagine ci ha portato lontano, nel senso, noi siamo Harley e Muscle, e non ci cambia nessuno. Noi, il nostro album, l'ultimo, si chiama No Compromise, non abbiamo mai accettato compromessi. Ci sono delle situazioni che all'inizio hanno detto perché sai, se magari mettete la giacca, la camicia, queste cose qua, non siamo noi, non siamo comodi, non ci sentiamo al nostro agio, e quindi noi ci vogliamo vestire esattamente come vogliamo, con la musica, perché non accettare compromessi è anche questo. Se io vado in un posto dove so che sono tutti con la giacca e la cravatta, entro vestito così, significa che io sono sicuro. Lo fa.
sono sicuro così tanto di me che posso entrare dove voglio senza nessun tipo di problema. E non ti rimbalzano, qua è un'altra domanda che volevo farvi, il fatto di fare l'artista e fare il DJ comunque ti permette, specialmente il DJ, di vestirti comunque, di essere sempre a proprio agio con il tuo look e di entrare dove magari ci rimbalzerebbero tutti e tre. Ma guarda, se ti rimbalzano, per esempio, in America non funziona così. O qualsiasi altra parte del mondo. In America tu vedi dei personaggi famosissimi vestiti cialbi, proprio cose normalissime, e nessuno dice niente, ma o anche persone normalissime, non è necessario. Oddio, hanno delle liste incredibili. Io sono stato rimbalzato a New York perché non ero in lista, e per metterti in lista bastava che telefonavi e andavi su internet. Ma perché, cioè, non mi hai chiamato? Perché non mi ha chiamato? Senti, parlando, ragazzi, parlando di club, però, e poi la chiudo qua, io so che quelle poche situazioni belle in Italia, deep, arrivano un po' da voi. Io non voglio fare. Certo. Vero? È vero, così mi è arrivato. Cioè, certamente. Io vi conosco e so chi gira intorno a voi. Beh, sai, avendo tanti amici, abbiamo tanti amici, ci passano a trovare da Milano piuttosto che ci troviamo in altre parti, per cui che succede? A un certo punto è facile dire: guarda, ho una serata lì, dai, certo, vieni con me. Certo. E quindi crei situazioni. In effetti, cioè, voi avete aiutato tanto la Deep per quel poco che c'è in Italia, per quella poca cultura che c'è su questo genere musicale, hanno veramente aiutato quello. Perciò questo è proprio, è la verità. Sì, ma perché è la nostra passione. Cioè, noi senza, il problema è stato quello, che noi a un certo punto ci siamo trovati che i DJ iniziano a mettere la commerciale picchiata, iniziano ad andare sopra i 130 bpm. Abbiamo capito che i suoni stavano cambiando, a noi piaceva un'altra cosa, abbiamo detto va bene, ok, le facciamo noi. Siccome il DJ ormai non ti dava più la cassettina con quello che piaceva a te, ma iniziavano un po' a sfasare e tutto quanto, abbiamo detto vabbè, qual è il problema? Facciamo noi. Handmade, a casa. Infatti il prossimo album si chiamerà così, Handmade, Ale Masson Handmade. Non... Marzo, Winter Music Conference. La vuoi tagliare? Anticipazione. No, va bene. Winter Music Conference 2012, nuovo album, Ale Masson Handmade. Handmade. Stanno dicendo a mano, loro, cucito a mano proprio. L'hanno detto qui, per la prima volta, a Dance Corner. Questo è vero, lo puoi dire forte. Very questo good. Mi fa molto piacere. Ok. Ci vediamo fra poco, ancora, con i nostri ospiti, qui, Dance Corner, Match Music. Benvenuti ancora, questo è Dance Corner, sempre Match Music, e nella nostra redazione passano sempre degli amici a trovarci. Oggi ci sono Harley e Musk. Ciao ragazzi. Hello. Ragazzi. Ciao ciao. A parte che è un vero piacere avervi qui. Grazie. Io altrettanto. Volevo continuare questa chiacchierata con voi chiedendovi come suonate, visto che adesso ci sono, una volta esisteva solo il vinile, non ve la dovevo neanche fare questa domanda, ma oggi ci sono più supporti e più cose, computer, quant'altro. Dimmi, William. Diciamo che ci siamo portati molto avanti con il tutto, nel senso che ho comprato un mandolino e lui adesso ha una chitarra acustica. No, scherzo. Comunque il discorso suonare, come suoniamo? È ovvio che siamo amanti di vinile, siamo amanti del vecchio vinile, abbiamo la nostra cantinona con tutto archiviato, eccetera. Ovviamente il mio socio Flavio non era molto contento quando qualcuno rovesciava i Cuba Libre sul vinile. Questo è sempre stato un problema, infatti. E io, quindi è stato sempre un problema, mix, il caldo che deformava i dischi, eccetera. Quindi siamo passati per questioni di comodità, di praticità, di viaggio, eccetera, di box ristretto ai CD. Ma non andiamo oltre. Non Però andiamo oltre. Devo dire una cosa. Piuttosto passiamo il sound da vinile, dal nostro classico vinile a CD. E siamo a classico. E cerchiamo di renderlo anche sporco, possibilmente, un po' come suono. Più... Sì, perché manca un po' quello. Esatto, e per tornare un po' al vecchio suono vinile. Comunque, diciamo CD, ecco, per ora prevale il CD. Anche perché vedere lo scempio di questi DJ che sembra che mandino le email intanto, sì, mettono i dischi, perdonate, esatto, ma esatto. Vedere le segretarie in console non è il massimo, però ripeto, ognuno fa quello che sì, preferisce. Forse magari per un DJ internazionale che magari è sempre, e voi lo siete,
Però magari, ecco, il CD o il computer può essere una comodità magari per non portarti no. a fare una... Eh no, è come meccanico che non vuole sporcarsi le mani quando mette a posto. Funziona così. Il discorso è semplice. Tu vuoi fare il DJ, devi portarti il vinile e il CD. Il problema che stiamo riscontrando ultimamente è che avendo ormai tutti i DJ che vanno a suonare gratis, devono pure portare tutti gli amici, DJ per modo di dire, non professionisti, quindi tutta... DJ Pullman? No, sì, quello con i tavoli DJ gratis, Ikea, no? Noi chiamiamo DJ gratis, e DJ gratis sì. porta anche gli amici, deve portare gli amici. Ora che cosa succede? Che ovviamente i locali sono abituati ad avere a che fare con questa gente, alcune volte arriviamo non ci sono neanche i CD, cioè per cui è tutto dire, vediamo proprio delle console che, grazie a Dio, noi siamo super rispettati, ogni volta che arriviamo in console abbiamo tutto un impianto, il service giusto, però ci rendiamo conto che anche per un ragazzino, una persona che vuole iniziare e vuole iniziare a suonare in certa maniera, è molto difficile. Eh beh, Harley e Musk. Senti, però io volevo chiedervi, prima di chiudere con voi, cosa volete fare da grande? La domanda. Lui lo so, lui lo so già, però voglio sentirlo. Cosa volete fare? Come vi vedete? Effettivamente è una domanda, una bella domanda, come dice. A trabocchetto, però, attenzione, il discorso è questo, che a parte che noi siamo già grandi, siamo già grandi, anzi, siete dei giovincelli. Fin troppo, però diciamo che abbiamo già, diciamo che l'house music l'abbiamo già esplorata tutta, i cantanti migliori, le collaborazioni migliori anche con altri gruppi e altre cose. Iniziamo a vedere molta situazione importante di un certo tipo e accattivante con gente che si veste come noi in America, per esempio fa tutti questi video che noi, per noi lo facevamo negli anni 80 quando con gli amici appunto ci vivevamo e vedevamo queste situazioni. Effettivamente sarebbe bello collaborare con gente che viene dall'hip hop per creare qualcos'altro, sempre mantenendo le sonorità, perché alla fine le sonorità sono super quelle, sono quinte, settime minori, i giri di basso sono super giù gli stessi, per cui si potrebbe vedere di fare una bella collaborazione. Sì, quindi... anche perché, scusa, non ne abbiamo parlato, comunque abbiamo un feeling molto black anche sotto, comunque arriviamo dal... Lo immaginavo. Ovviamente. Arriviamo, c'è una scuola hip hop dietro e insomma... Ecco, lo immaginavo. In effetti stanno nascendo queste cose, perché se tu vedi Ghetta o così, prende dall'hip hop. Effettivamente. Un po' sta... Purtroppo non lo conosco, stanno... quello che hai detto tu è una persona che... Ragazzi, proprio non si può neanche nominare. In qualsiasi caso, quelle sono le classiche situazioni dove trovi il classico miliardario che investe soldi e arriva là. Ma per amor del cielo, noi ci arriviamo con le produzioni. Ragazzi, a me piacciono perché sono così. Veri, true. Veri. Genuine parts. La maggior parte della gente pensa che sono americani, che sono stranieri, perché hanno collaborato con il mondo dell'house. E, anzi, ultima cosa, con chi vorreste collaborare? Lo so che avete collaborato con tu. O con chi vorreste ricollaborare? Dai, due nomi e poi... Lì diventa un discorso. Qual è stata la più piacevole, quella che rifaresti e quella che vorresti fare? Ma allora, noi abbiamo sempre avuto un debole, ci siamo sempre trovati a livello di umiltà, di musica e di feeling, di soul e tutto, sempre con Kerry Chandler, che nell'house è sempre stato il nostro 623 Chaos, cioè il Chaos Lui Theory. Lo si fa proprio chiamare così. La Chaos Theory e comunque con lui per sempre, sicuramente. Poi, se vogliamo parlare di futuro, a livello di espandersi, allargarsi un po' più verso la scena di cui si parlava prima, è ovvio che, vabbè, sceglierei immediatamente nella scena americana. Vai, vado sul black, io adoro Drake, adoro Pharrell Williams, adoriamo bene. Kanye West, Jay-Z, insomma, Jay-Z, l'ultimo album, Snoop Dogg, insomma, chi può dirlo, c'è nei progetti qualcosa, abbiamo anche stiamo lavorando anche su alcune basi, quindi chi lo sa,